Questo programma è offerto da Befed Brew Pub. Di quarto tempo, buonasera, ben ritrovati. Romano, ciao, ben ritrovato. E buon anno naturalmente. Buon anno a tutti. Questo è già un anno caldo perché siamo molto molto vicini. Allora, torniamo anche noi, abbiamo fatto la pausa invernale come tutti i rugbisti che si rispettano. Ci siamo dedicati certo. Un po', tutti siete venuti in allenamento. Sì, sicuramente ho preso 2 chili. Bravissimo, io quindi. Non mi sono pesato, non lo so quindi, quindi ma solo bene. Perché non mi sono pesato. Allora, ricomincia la stagione ovale 2014, siamo già in clima pre-Sei Nazioni, il debutto dell'Italia sarà il 1° febbraio a Cardiff contro il Galles e poi a Parigi contro la Francia, quindi iniziamo bene. Subito con 2 trasferte importanti. Quel weekend, quello dell'1 e il 2 di febbraio, ricominceranno anche i campionati. Finalmente ci mancavano un po'. Noi, quindi questa sera avremo una puntata un po' diversa, perché quindi non avremo il rugby piemontese con risultati, classifiche e partite della settimana successiva, ma abbiamo molto azzurro, perché abbiamo deciso comunque... Dobbiamo dedicare comunque lo spazio a quello che è l'azzurro. Di trovare uno spazio per l'azzurro. E con un azzurro particolare questa volta, dobbiamo dirlo. Con degli amici... che avevamo già incontrato in situazioni in esterna quando andiamo a fare i nostri servizi, avevamo promesso di portarli in studio e questa sera abbiamo mantenuto la promessa. Chi abbiamo, Romano? Beh, allora, visto che cominciamo subito da chi è in tribuna, abbiamo i ragazzi dell'Accademia con il loro coach, diciamo uno dei coach che... Sappiamo che tu non sei proprio il coach in vero senso, manager, però comunque loro manager, diciamo così. Alessandro Pomaginin, ben ritrovato, perché era già stato Pignolo, il nostro ospite. Così. Ma sono all'Accademia, non è che... Certo, cioè, scusa, non è il problema. E poi abbiamo invece, ancora dell'azzurro, per quel che riguarda i nostri 2 ospiti seduti in poltrona, abbiamo Riccardo Scandura, che è del Befed 7° Rugby Torino, ma soprattutto è in nazionale Rugby a 13. Che avevamo poi incontrato proprio, ricordo, la clubhouse, esatto, del 7° e dove ci aveva già fatto vedere la sua maglia. Abbiamo promesso, sì, approfondiremo. Il naso, insisti, stasera vedremo. Bene, stasera insegneremo un po'. E poi con noi abbiamo anche il professor Piero Cattaneo. Piero Cattaneo dell'Istituto Sociale per l'Esattezza, il direttore del liceo sportivo. E poi si capirà perché. Che è la sede, sono coloro, esatto, i quali, diciamolo, esatto, subito, ospitano l'Accademia della Federazione a Torino. Ma come sempre, come al solito, oltre ai nostri ospiti, abbiamo l'immancabile sponsor Befed, che salutiamo e a cui lasciamo per 60 secondi i vostri teleschermi per lo spot. Un maestro birraio. Un colpo da 1 milione di arachidi. Affrontare fiumi di birra artigianale. Per scassinare un galletto speciale cotto sulla brace viva. Ok, qual è il piano, maestro? Chi sono gli specialisti per il colpo? Perfetto. La squadra è al completo, ci sono tutti. Le famiglie, i bambini, i giovani, i meno giovani. E per scassinare il galletto? Con le mani. Befed,
Bere con la testa, mangiare con le mani. Rieccoci in studio a Quarto Tempo e iniziamo questa prima puntata del 2014 con l'azzurro di Riccardo Scandurra, che due note biografiche, classe 1995, quindi. Uno studio giovanissimo questa sera e non solo per... E non dire non, perché ci sono io che alzo la media. No, stavo dicendo non solo per la media, grazie ai ragazzini che di solito abbiamo in tribuna, ma anche per l'ospite, anche, del professore, anche il professore. Abbassa la media. E allora, Riccardo ha debuttato con la Nazionale Rugby 13 nel settembre dello scorso anno a Padova Est contro la Serbia, ricordo bene. Com'è andata quella partita? Vinta 32-20. 32-20, il tuo ruolo ala. E fai vedere la maglia. Facci vedere la maglia che hai con te. Ecco, qui notiamo subito una cosa. C'è già qualcosa che non va. Un'ala col numero 5. Esatto. Come mai, Riccardo? Ma diciamo che il rugby a 13, questa è una delle principali differenze del rugby a 13 rispetto a quella a 15. Oltre ad avere due giocatori in meno, la numerazione delle maglie è, diciamo, al contrario. Ad esempio il 5 e il 4 sono l'ala, il 2 e il 3 sono i centri. Cioè io da estremo avrei l'1. Esatto, saresti l'1, esatto. Che se sbagli campo sei finito. Sei finito. Senti, Riccardo aveva anche già vestito la maglia della nazionale under 18, però queste sono maglie che noi abbiamo avuto modo di vedere all'opera recentemente, di scoprire, mi verrebbe da dire, vero, perché esatto, in realtà non ne avevano mai parlato, se n'era parlato molto poco, se n'era parlato molto poco di rugby 13 fino a quest'autunno, quando cosa è successo, Riccardo? Raccontacelo. Sono disputati i mondiali appunto in Inghilterra, in Galles, dove l'Italia ha partecipato, ha disputato un buon mondiale, anche se ne è uscita perdendo contro le Tonga, nonostante abbia fatto il suo primo mondiale a rugby 13 con onore. Senti, noi poi abbiamo un servizio proprio dedicato al rugby a 13 per raccontare l'esperienza azzurra al mondiale in Gran Bretagna e anche per spiegare un po' ai nostri telespettatori, che in questo caso noi parliamo sempre dei neofiti, probabilmente molti appassionati, noi compresi del 15, sanno poche cose di quella che in realtà bisognerebbe chiamare rugby league, in contrapposizione alla rugby union, che invece è quella del rugby che noi conosciamo e che ci è più familiare. Io quindi invito la regia a mandare in onda il servizio e dopo torniamo in studio e lo commentiamo con Riccardo e con i nostri ospiti. Se i meti italiane al Millennium Stadium di Cardiff contro il Galles rappresentano un sogno per ogni abitante in maglia azzurra del pianeta ovale. Quasi un miraggio, un momento epico atteso, desiderato, vagheggiato. Forse un giorno lo vivremo e di certo lo celebreremo con un sontuoso terzo tempo. Intanto però quel giorno qualcuno l'ha già vissuto, giusto qualche settimana fa. È accaduto a una formazione sbarcata oltre Manica per difendere i colori dell'Italia niente meno che una Coppa del Mondo. Una squadra che sul campo da rugby ha impartito una severa lezione ai dragoni gallesi, sconfitti per 32-16 grazie a 13 veri e propri gladiatori. Ebbene sì, 13 uomini e non 15. Qui sta la differenza, perché stiamo parlando dell'altro rugby, quello scissionista, quello della Rugby League, alle prese lo scorso autunno con il suo torneo mondiale in Gran Bretagna. Alla rassegna iridata c'era per la prima volta anche la nostra nazionale, che prima di compiere l'impresa di Cardiff si era già presa il lusso di affondare la corazzata inglese col punteggio di 15-14 in una amichevole premondiale. Nel suo girone di qualificazione ha poi strappato un 30 pari alla Scozia, perdendo invece l'ultimo e decisivo incontro con Tonga, che ha impedito l'accesso alle fasi finali della competizione. Una nazionale molto internazionale la nostra, le cui stelle hanno facce e cognomi italiani, come Minichiello, Guerra, ma nomi e luoghi di battesimo dal suono anglosassone. Infatti dall'Australia che arrivano i nostri campioni, dove giocano come professionisti nel campionato di rugby a 13 più prestigioso e pagato del mondo, insieme a quello inglese.
tant'è che per la cronaca la Coppa del Mondo di Rugby League 2013 è andata a finire proprio laggiù, ai Kangaroos, dominatori della finale disputata con la Nuova Zelanda a Manchester, in un Old Trafford gremito da 74.000 spettatori. Una nazionale di emigrati di seconda o terza generazione col bel paese nel cuore, in campo per il solo orgoglio di rappresentare l'Italia e onorare le proprie origini. Già, perché mentre dall'altra parte del globo sono divi strapagati dai propri club, i nostri la maglia azzurra ai mondiali non l'hanno vestita per denaro, accontentandosi di un rimborso giornaliero di poche centinaia di euro. E pensare che la Rugby League nacque proprio per questioni economiche, formalmente per garantire un reddito ai rugbisti meno abbienti. Già alla fine del XIX secolo il tema dei compensi ai giocatori spaccava il mondo della pallovale, al punto da provocare nel 1895 una scissione all'interno della Union inglese. Alcune società del nord dell'Inghilterra volevano che i propri giocatori, per lo più proletari, a differenza dell'aristocrazia a cui attingevano le squadre avversarie, fossero concessi rimborsi per allenamenti e trasferte che compensassero le ore di lavoro perdute. Una richiesta che la Union, assolutamente contraria a qualsiasi forma di professionismo, negò con vigore, dando di fatto il via a un nuovo sport. Nuovo perché la debuttante Lega si differenziò non soltanto per le retribuzioni. L'esigenza di risorse economiche suggerì la ricerca di un buon seguito di pubblico e si decise così di rendere più spettacolare il gioco rivoluzionandone le regole. Non più 15 ma 13 giocatori, sacrificando due avanti. Niente rimesse laterali, mischie di fatto abolite, mantenimento del possesso di palla da parte del giocatore placcato e rapida ripresa dell'azione al fine di ridurre i tempi morti. Differente anche il punteggio. 4 punti per la meta, 2 per la trasformazione, 2 per il piazzato, 1 per il drop. Per qualcuno è un rugby più divertente, per altri è troppo semplificato. Di certo per i neofiti dell'ovale è una complicazione in più. In certi paesi ha più seguito del rugby a 15, in altri, come il nostro, è relegato un po' ai margini, nonostante le due federazioni nazionali, o forse proprio per questo. I recenti risultati hanno richiamato l'attenzione dei media e l'interesse potrebbe crescere ancora. Capita spesso che i giocatori della League passino al 15, raramente l'opposto. Chissà, forse qualcuno di questi italiani d'Australia è già finito sul taccuino di Brunel. Allora, Romano. Quarto tempo questa sera, voglio dire, abbiamo una, l'Accademia, ma un po' di scuola l'abbiamo fatta anche noi, la stiamo facendo anche noi. Decisamente. Tu ne hai capito qualcosa di più? Qualcosina in più ho cominciato a capire, c'è anche alcuni particolari, perché ad esempio non ho ancora ben capito, è più veloce, dicevi già nella vecchia intervista, ma si può sempre avanzare o ci sono dei limiti? Allora, sì, ci sono dei limiti in quanto, diciamo, vengono poste 5 possibilità per segnare la meta e dopodiché se non o la segni oppure il possesso passa all'avversario. Quindi un po' e quindi perdi come il possesso. Alle grandi linee un po' esatto, come il football sì. americano. Sì, per quella regola, per certi aspetti, sì, diciamo. E questa è una di quelle cose che noi rugbisti magari ci fa un po' storcere il naso, sì, per esempio, no? Devo dire. Comunque, questa è una cosa. Poi... io ho cercato di leggere delle cose. Un certo punto parlano di... tu hai studiato per vedere se io dicevo delle sciocchezze. Sì, qualcuna, è vero, volevi prendermi in castagna. Sbagliato qualcosa. Diciamo che hai omesso, ad esempio, che fino al 1907 anche la League giocava a 15. Romano sapeva che avevamo il professore in studio e voleva farmi fare brutta figura, fare il primo della classe. Hai ragione. Questo è già un errore. Poi cos'altro sbaglio? Sbagliato qualcosa? No, quello no. Però i marker, chi sono i marker? Allora, quei due uomini mancanti che prima venivano citati nel servizio sarebbero, diciamo, possiamo considerarle le due terze linee che mancano dal rugby a 15, che hanno appunto il compito di mettersi... dopo il punto d'incontro, che ovviamente non c'è nel rugby a 13, dopo il placcatore, vengono messi uno davanti all'altro per appunto, diciamo, garantire la difesa lì vicino, dove per evitare che sui punti d'incontro che non partano direttamente a questo esatto. punto. Poi ce ne sono di cose ancora strane, però per adesso diciamo adesso che io invece, perché un po'
studiato anch'io, ho scoperto, contattando anche la federazione, che Riccardo un periodo in Inghilterra l'ha trascorso con uno stage, anzi esatto. Mi accennavi che forse in quelle immagini c'era anche qualcuno che in quel periodo, dove era esattamente? A Leeds. A Leeds. E con te chi c'era a Leeds? Qualcuno che l'ha giocato? Sì, sì, c'era Giulio Celerino che appunto è stato con me in Inghilterra per questo stage e in seguito lui è stato convocato al mondiale, non essendo anche più grande, più esperienza. E, no, praticamente in questo stage ci siamo allenati con i Leeds Rhino, che sono una delle diciamo più importanti squadre nel rugby league inglese, un mese, e tra l'altro nei campi che erano inquadrati nel servizio, cioè ci siamo anche allenati lì sopra. Potesse la nazionale. Una bella emozione. Sì, è stata una bella esperienza. Da settimo, da Via dei Mulini agli stadi del... È stata una bella esperienza. Del grande rugby è stata una bella esperienza. Senti, ma vedere invece quella maglia che hai sulle ginocchia indossate a un mondiale, un po' la voglia di andare... È un'ambizione, diciamo. È un'ambizione, ma questo tema degli oriundi, chiamiamo una volta nel calcio venivano detti gli oriundi, così ne approfittiamo che cito il calcio per salutare Darwin Pastorin. Buon anno, Darwin. Gli oriundi del rugby, di fatto voi siete colonizzati da giocatori che vivono, sono nati e giocano in Australia. È così grande la differenza rispetto a come si gioca qui da noi il 13? In effetti sì, cioè, è molto grande la differenza, perché lì è, diciamo che in Australia addirittura il rugby a 13 è più diffuso del rugby a 15, quindi cioè, il campionato è più spettacolare, quindi in Italia... è poco giocato, si pensi che c'è solo un girone di squadre per il campionato, c'è la competizione minore, quindi. Poi adesso ci sono due lighe, quindi anche questo. Sì, peraltro anche questa cosa, che altre non conoscevo questo dettaglio, che in Italia ci sono due federazioni, una che è quella, chiamiamola, ufficiale, che sarebbe è più concentrata al nord, e poi una seconda lega che non genera la nazionale, per intenderci, che è andata a giocarsi il mondiale, ma che è più diffusa al centro-sud. In questa, come dire, composizione territoriale c'è anche un po' di Piemonte, e noi questa settimana la birra con... Ci dobbiamo fare delle birre, cominciamo a farci la birra. Che proponiamo, anch'essa riguarda rugby a 13, rugby league. In Piemonte c'è una formazione, c'è un personaggio che non vi anticipo e lascio che lo scopriate, ma un po' come i giocatori della nostra nazionale, anche lui viene da lontano, però in Italia ha messo le radici. Lancio al servizio una birra con. Questa sera una birra la prendiamo con... Chris De Meyers, benvenuto Chris. Grazie mille. Chris, sudafricano trapiantato da qualche anno in Piemonte, in questo momento ad Asti. Sì, sì. Senti, ma un sudafricano, quindi nato nella patria della palla ovale, come lo vede il rugby italiano? Guarda, stai crescendo abbastanza veloce, soprattutto sui giovanili. Dove lavoro adesso anche, vedi che il rugby sta crescendo, c'è ambiente più forte, forse anni passato, vedi molto più gente che vai a vedere i partiti di Italia, e secondo me è una cosa molto, molto positiva. E molto tu come bella. Sei arrivato in Italia, la tua storia? La mia storia è, conoscevo un amico che si chiama Van Fesser, che portato sempre italiani in Sudafrica per fare un stage in Sudafrica. Io ho stato un allenatore, giocatore là, e lui mi ha chiesto se posso allenare gli italiani con noi. Ho detto per favore, per me è una cosa bella per fare un'altra cultura con noi. E lui mi ha chiesto dopo, visto che come alleni tutto quello, se non posso venire in Italia per aiutare qua, per crescere un po' il rugby. E ho detto, se mi trovo un posto, io arrivo subito. E mi ho trovato in Lecce. E così, tu sei arrivato prima a Lecce 5 anni fa, poi dopo un anno arrivi in Piemonte. E in Piemonte inizia anche, come dire, un percorso diverso. Qui sul nostro tavolo oggi abbiamo due magliette. La prima è una maglietta della nazionale, ma non quella che i nostri tifosi sono abituati a vedere. Quella invece della... Rugby League, del rugby a 13. Sì.
che è la tua, come dire, ormai quasi attività prevalente, raccontacelo. Sì. Tu l'hai vestita, questa è la tua maglietta. Sì, questo è mio che io ho vestito. Io ho cominciato a giocare rugby a 13, ho prima conosciuto 2005 in Inghilterra, ma 2 anni fa io ho cominciato a giocare rugby a 13 in Italia per una squadra di Milano che sono iscritto in campionato di rugby a 13 italiano. Ho giocato per loro e ho visto che qua in Piemonte non c'è niente di questo e ho provato a aprire una società di questo genere. Ed è l'altra maglietta che abbiamo sul tavolo, perché sì, tu sì, hai fondato, no? Come si chiama la tua squadra? North West Roosters, che sarebbe North Ovest Gallo. Quindi sì, i galletti del Nord Ovest. Sì. L'unica squadra 13 del Piemonte, la seconda della storia del rugby piemontese. Sì, io ho sentito questo che primo di noi, tanti anni fa, è stata una squadra di rugby a 13 qua in Torino e per me è stato un orgoglio per capire, primo di noi è stata una squadra molto più vecchia di noi e adesso noi siamo i secondi che apri e vuole provare a tenere questo più lungo possibile. Senti, recentemente si è parlato molto di 13 con la Coppa del Mondo dove l'Italia è andata particolarmente bene. C'era anche un tuo giocatore, vero? C'è uno dei miei giocatori, sì, un giovane che ha giocato anche rugby a 15, che ha cominciato questa estate con rugby a 13 in questa squadra di North West Roosters. Alla fine loro preso lui per giocare European Shield per Italia, dove ho giocato io e lui insieme contro Russia, contro Serbia e contro Germania. E dopo questo, per preparazione, ho portato lui anche a Coppa del Mondo, che si chiama Gioele Cellerino. In realtà poi nel giro della nazionale sono ben 5. Sì, lui, sì, te e altri 3 vostri compagni sì, che sono nel giro sì, della nazionale. Un amico che è stato parte di questa società, Herpiens, un altro sudafricano. Infatti noi due più o meno che ha aiutato a aprire questa bella realtà e sì, io, lui, Riccardo Scanduro che è qua da Settimo Torinese. L'abbiamo incontrato qualche tempo fa a Settimo. Gioele, Monaco, Andrea Monaco e anche 2 o 3 giovani da Under 18. Dell'Under 18. Sì, sì. Senti, ma siccome noi non possiamo andare per scontato che tutti quelli che ci guardano sappiano cos'è il rugby a 13, qual è la differenza fondamentale con il classico a 15? Se posso dire, la grande differenza fra questi due è proprio il ritmo di gioco. È un gioco molto molto più veloce, un gioco dove si corre molto, molto di più. Il placcaggio è molto diverso, il placcaggio si placca sempre in 2, tante volte anche in 3 e dopo un placcaggio la difesa deve tornare sempre 10 metri e per quello motivo che io dici si corre molto di più, è un impatto molto più fisico e è anche un gioco ritmo molto più alto, molto molto più alto. Un ritmo molto più alto, senti ma a questo punto, per chi volesse venire a vedere, voi in pratica iniziate il vostro campionato quando finisce quello di rugby a 13, più o meno metà di maggio. Quindi da maggio in poi su ad Asti c'è la possibilità di venire a guardare le vostre partite e guarda, confesso non aver mai visto una partita di rugby a 13, quindi dal vivo ovviamente, e quindi ne approfitterò e ci vedremo ad Asti in campo. Benvenuto, per favore, vieni, perché è una cosa bella per vedere, è una cosa molto spettacolo e è un ambiente proprio come rugby a 15, dopo si fai sempre terzo tempo e si sta bene insieme. Allora, quello immancabile, come immancabile la nostra birra, grazie Chris. Grazie a te. In bocca al lupo. Grazie mille. Allora, rieccoci in studio, Romano. Io ho già avuto che un'altra... tu sì, mucchi di curiosità. Sì, io sono curiosissimo in questo caso. Ma dicevi, Riccardo, che quindi tu giochi per il North West Rooster. Ma esatto, e come fai a conciliare con il Settimo Rugby? Ma diciamo che il Rugby League si gioca sempre d'estate, il campionato del rugby si tiene d'estate.
lo scorso anno l'ho giocato appunto con i Northwest Rooster di Asti, dove abbiamo disputato questo campionato e siamo arrivati in finale. Abbiamo giocato a Modena contro il Piacenza, abbiamo perso la finale di 3 punti, quindi sono aggiudicati loro il trofeo. È stato un anno particolare per me, perché comunque diciamo, la squadra, il gruppo, era una cosa, diciamo, aveva dei valori e comunque cioè, una cosa a cui tenevamo tutti. Erano tutti amici. Questa è una bella cosa, poi quello che noi diciamo sempre che il rugby è bella questa cosa, no, perché comunque anche no, se per no. me che non so per, io vado in crisi d'astinenza d'estate, a parte magari i tour estivi della nostra nazionale. Adesso abbiamo anche il boccaglio d'ossigeno del rugby estivo. Io sì, a me fa già morire l'idea di correre d'estate, ma comunque. No, te secondo me fa morire l'idea di correre. Tu a 13 non t'avrei. No, non t'avrei visto. Si corre troppo, vero? Poi è lui, l'estremo, il nostro estremo. Però lì avresti. Ma infatti quando si fanno gli allenamenti io chiedo sempre. Qual è la squadra che corre di più? Io vado con loro. Capito, perché uno per anche lì abbassare io, la media della corsa. Io sono un faro, li illumino nella mia posizione tattica. Ho capito. Faccio così. Tra l'altro è una cosa che ho scoperto invece, che ci sono anche squadre quasi sconosciute del mondo rugbistico. Esatto. Tu mi dicevi il Libano, una squadra che magari non è neanche quella 15. Poi la stessa Serbia con cui avete giocato, esatto, che è stato un avversario abbastanza ostico da cosa. Quindi c'è un risultato 32-20. Insomma. Sì, partita combattuta. Esatto. Senti. Io mi segnerò. Noi dovremmo andare a vedere qualche partita. No, non potremmo annunciarla dallo studio di Quarto Tempo, perché saremo d'estate. Non ci saremo. Ma ne parleremo a settembre. Ma no, io mi segnerò, sono curioso di andarla a vedere, perché confesso è una partita al di là degli highlights, cioè anche se andate a guardare sul sito, anzi lo consiglio a tutti, per approfondire comunque il tema, sul sito c'è il sito della FIRL, la Federazione Italiana Rugby League, www.firl.it, dove trovate comunque materiale informativo, potete star dietro agli aggiornamenti della nazionale. E poi c'è anche su YouTube, altro consiglio che vi do, ci sono invece molti servizi sulla recente Coppa del Mondo giocata in Gran Bretagna, lì ci sono anche ampi spezzoni di partita e vi potete fare un'idea di come sia questo sport giocato all'altissimo livello. Ma mi raccomando, meglio il 15. Noi rimaniamo fedeli per adesso al nostro. Invece dobbiamo anche essere fedeli agli obblighi della rete, quindi dare lo spazio al break pubblicitario, e ci ritroviamo con la seconda parte, dove invece ci tufferemo nella vita dell'Accademia FIR. A dopo.